Siamo con il dottor Giuseppe Antoci, presidente dell'ente Parco dei Nebrodi, al quale rivolgiamo una domanda. Sono passati 50 anni dall'omicidio di Carmelo Battaglia, però a quanto pare sui Nebrodi non è cambiato moltissimo. Guardi, noi oggi celebriamo questo evento importante. È un evento di memoria, ma è un evento anche di coscienza. Ma io non direi che non è cambiato nulla. Purtroppo le cose, su questo aspetto, sull'aspetto legato al controllo dei terreni da parte della mafia, da parte di Cosa Nostra, i Nebrodi e la Sicilia, stanno avendo un momento di riscatto. Siamo intervenuti in maniera molto forte, abbiamo contrastato, queste attività che la mafia aveva in maniera molto forte, che lucrava in maniera molto forte con introiti elevatissimi. Abbiamo fatto questo protocollo di legalità importante, abbiamo da poco avuto ritorno dal TAR, che attraverso le sentenze, che le interdittive antimafia sono state confermate, abbiamo rotto un giocattolo molto forte, molto importante, che valeva milioni di euro per Cosa Nostra. Questo non solo sui Nebrodi, ma in tutta la Sicilia. Quindi la...